Sì, c'è. Yes, sir. Direi musica bassa di un colpo. Ce ne siamo accorti adesso. Ciao a tutti, qui Luca di Double Clutch per l'unboxing live del venerdì alle 12.45. Un pelino in ritardo, perdonatemi, perché in realtà siamo corsi, sono corso per questo unboxing da casa, perché ero, cioè, sono un po' malaticcio, quindi dopo l'unboxing probabilmente tornerò a morire sul divano. Ma non potevo mancare per questa scarpa da panico. Vedete che ce l'ho già, è già qua, è già carica. Devo ancora vederla anch'io, perché sono proprio arrivato in questo momento. Grazie a Jackie, tra l'altro, in regia dietro le camere per questo unboxing, che ha preparato tutto prima che arrivassi. Sono già partito con la scatola davanti, come vedete, perché oggi abbiamo solo questo pezzone. Come comunicazione di servizio prima dell'unboxing stesso, vi dico che comunque ci sono altri lanci di scarpe che non sono ufficialmente arrivate in store, ma le faremo uscire. Ci sono le PG 2.5 Black e Photo Blue che escono domenica. Tra l'altro c'è un ragazzo che non mi ricordo, di cui non mi ricordo il nome, che mi ha scritto sul mio Instagram per quella scarpa lì che l'ha vista da un giocatore di volley e non mi ricordo. Ah, perché ci sono tra l'altro i mondiali di volley, molto, molto interessante. L'Italia purtroppo è sponsorizzata a Mizuno, anche se so che tanti dei giocatori di volley della nazionale utilizzano scarpe da basket. Comunque, scusatemi questa mega digressione per dirvi: state sintonizzati con doubleclutch.it, perché tra domani e dopodomani escono comunque delle scarpe che non ci sono arrivate, che non vi facciamo vedere nell'unboxing live. Anche lunedì ci sono dei lanci di Jordan Brand, invece in questo momento non c'è praticamente nulla. Jackie, mi confermi anche te di lanci Jordan Brand? Siamo abbastanza tranquilli, ma delle future uscite ne parliamo come sempre il martedì alle 19 per il nostro Q&A live. Partiamo cacciatissimi con l'unboxing della nuova LeBron 16. Finalmente è qua, è lei. Già dalla scatola vediamo che c'è una bella news: si torna indietro con questo logo del Dunkman, praticamente, che abbiamo rivisto in tutte le silhouette, ma era utilizzato nelle prime signature di LeBron. E partiamo con l'unboxing. Vi faccio vedere questa colorazione black red, che è la prima che abbiamo visto. La tiro fuori mentre parlo, perché so che bam bam, che spettacolo, è la prima volta che la vedo anch'io, ho aspettato anche qua mentre preparavamo tutto. Un attimo che le tiro fuori tutte e due. Bellissima, bellissima, bellissima. Sono molto contento di vedere, tra l'altro, che è piaciuta anche a voi, anche al pubblico in generale, che all'inizio, appena sono usciti i primi leaks, la schifava moltissimo. Tanti mi avete detto: sembra una KD mista con la vecchia LeBron, quindi la 15, ma devo ammettere che questa silhouette spacca in maniera totale, secondo me. È ovviamente ripreso l'ammortizzamento della LeBron 15, che è andato veramente da Dio. Mi sono un attimo perso con il discorso che stavo facendo prima, tra l'altro. Vabbè, la presentazione tecnica, sempre per fare un po' di brainstorming, un po' di parole random su questa LeBron 16. La presentazione tecnica uscirà a brevissimo, non vedo l'ora di provarle e di farvi sapere come sono. Sicuramente registreremo il video lunedì barra martedì ed uscirà ovviamente subito il mercoledì alle ore 12 as always. Molto molto belli i dettagli su questa colorazione. La parte posteriore vede il classico leone del King James, ma ho visto in diversi leaks che i disegni nella parte posteriore e nella tongue, nella linguetta, sono diversi rispetto alle varie colorazioni. Tra l'altro, in tanti ci avete chiesto la colorazione What Day, quindi dalla 1 alla cosa che riprendeva, vabbè, comunque la What Day, quella tutta colorata, diversa tra la scarpa destra e la sinistra. A noi purtroppo non è arrivata, non ho capito se ci arriverà più avanti o no. Purtroppo Nike non è mai sul pezzo con questi dettagli, non ci riescono a rispondere in maniera dettagliata, non ci riescono neanche a dire sì, vi arriverà, no, non vi arriverà, non lo sanno neanche loro. E tantomeno noi, ovviamente, perché le compriamo proprio tutte al buio, non riusciamo a vedere nulla. Vi stavo dicendo prima che sono molto contento dei responsi che ci avete dato anche online sulle varie stories, come risposta alle varie stories, ecco, su questa LeBron 16, perché la stavate aspettando veramente tantissimo. Ecco, stavo dicendo, sono molto contento di questo ammortizzamento, mi stava cadendo, in Max Zumeir, che nella LeBron 15 ha performato alla grande e soprattutto non si è mai mai rotto, quindi davvero incrociamo le dita, ovviamente, però direi che sta performando alla grande. La LeBron 15, mi raccomando, per tutti quelli che mi chiedevano, non uscirà più, non ci sarà assolutamente più nessuna silhouette
nessuna colorway della silhouette precedente, e quindi da adesso si parte ufficialmente anche dal Double Clutch con la LeBron 16. Can't wait to play this on court. Vabbè, questo inglese che mi è venuto fuori a caso. Detto questo, la release vi dico domani alle ore 9.30 qua in store e alle ore 10 online, as always, su doubleclutch.it. Retail price non lo so, ma è 192 perché sono già etichettate. Grandissimi ragazzi di Double Clutch che hanno lavorato alla grande anche senza, senza il capo, nonostante la malattia del boss. Detto questo, io vi ho detto tutto, giusto Jackie? Non ci sono cose varie? Ah sì, le canotte Michelin Ness, che in tantissimi ci avete chiesto dopo aver visto le nostre stories, sono ufficialmente online, non tutte? Tutte. Grande Jack, grande Jack, la portiamo a casa, sono tutte online, sono dei pezzoni incredibili. Mi hanno chiesto Jordan dell'All-Star Game, ma quella non c'è. Abbiamo Maloney in diverse colorazioni, abbiamo Philadelphia con ovviamente AI3 in tre diverse colorway, abbiamo Sean Kemp in due colorway, abbiamo Gary Payton, Manu Ginobili, che in tantissimi ci avete chiesto da quando si è ritirato, ovviamente adesso finalmente l'abbiamo disponibile. Sono tutte molto molto poche. Ah, grande F. Bonard ti saluta, Jackie, e ti dice che sei grande. Quindi grande Francesco che ci guarda dal Portogallo. E quindi ci sono dei pezzoni, le quantità delle canotte Michelin Ness non sono molto elevate, quindi se vi piacciono pigliatele. Il retail price di quelle canotte è 110 euro, e siamo on fire, veramente ci sono, ripeto, dei pezzoni. Anche nuova collezione K1X, pezzoni anche lì in termini di t-shirt soprattutto, tra cui quella con il Jumpman pixelato, un po' a riprendere Jordan Brand ma senza troppo riportare i dettagli. Poi c'è la Play RT con il glass rotto, della basketball glass, insomma il tabellone, ecco, che è un pezzone anche quello. C'è Evolution of a Ball RT, fantastica anche quella, andatevelo a guardare perché ci sono su doubleclutch.it. Sì. Yes, direi che vi ho detto tutto, quindi vi posso salutare. Noi ci vediamo martedì per il Q&A live, come sempre alle ore 19, dove parliamo di tutto e di più nel mondo sneakers e non solo. E basta, e ci vediamo per la presentazione tecnica di questo pezzo incredibile mercoledì alle ore 12. Buona giornata e alla prossima.